adottare lo stesso sistema che hanno usato per uscire dalla crisi e ne sono usciti gli Stati Uniti d'America e il Giappone, avere il coraggio di stampare moneta, avere il coraggio di dare del denaro non alle banche che poi difficilmente lo girano all'impresa, ma alle imprese e agli stati con un tasso di interesse bassissimo, perché pensare che oggi la BCE dà soldi allo 0,5% alle banche, le quali banche poi lo riprestano ai privati e alle imprese al 7, all'8, al 9, al 6%, a me fa male. Io credo che in un momento come questo occorra liquidità, occorre aiutare le imprese e non danneggiarle. Per l'Italia il discorso è ancora un peggiorativo. Qual è? Quello della continua instabilità. L'Italia ha bisogno di un governo stabile, ha bisogno di politici che facciano le riforme. Oggi non le stanno facendo.